Buongiorno! Le mie giornate iniziano tutte così, con una tazza di tè o di tisana. Nella mia stanza. Anche se sembra notte, ma è giorno, ve lo posso assicurare. Che sto mandando online il nuovo video, quindi sto già lavoricchiando da un'oretta al computer e vivo. Mi sto facendo lo scrub, quello che vi ho fatto vedere nell'ultimo video. Non posso parlare troppo perché se non me lo mangio, perché ce l'ho anche sulle labbra. Quello che vi ho fatto vedere nel video di martedì, con tutti i miei segreti di bellezza con bio, che se non l'avete visto andatelo subito a vedere perché è bellissimo. Vi do tanti segreti e trucchetti di Eco Bio per la vostra bellezza, sia del viso, dei capelli, della pelle, semplici semplici, come questo qua che è troppo troppo bello e io lo adoro. Dopo la pelle è super morbidissima, bella bella bella, adoro troppo farlo. Ragazza, mi sento la pelle come il culetto di un bambino. Volevo far vedere queste cose bellissime che ho comprato. Allora, questi qua che sono praticamente dei strofinacci troppo troppo carini, sapete che io amo i cuori. Questi sono appunto degli strofinacci con fantasie di cuori, molto molto carini. Eccoli qua, due strofinacci di spugna. Questo è bianco veramente, non è a cuore, prima fregatura. Ah, quindi uno solo, ok, quindi uno a cuore e uno è bianco. Vabbè, li potete mettere pure due a cuore, comunque questo è bellissimo. E questo non lo so, è piccolino, vabbè, comunque sono carini. Io questo lo adoro. E qua invece c'ho questi qua, cosa mai bevendo, questi sono sporchi, ci metterò questo qua con i cuori. Troppo troppo bello. Ho fatto tantissime cose per questo motivo, e infatti da abbinare alla tenda c'ho anche quello là, vi ricordate? E quindi secondo me appunto anche gli strofinacci da mettere sulla tovaglia qua sopra quando si mangia eccetera, viene molto molto bene. Questa qua che è molto molto classica, cioè classica non è che classica, è sempre molto rustica, appunto un po' shabby, però è tradizionale, insomma. Mi piace molto questa fantasia a quadrettini rosso e bianco, tipo da campeggio, da picnic, direbbe Nancy. Troppo troppo carina. Vi volevo troppo troppo leggere un messaggio che ho ricevuto, un'email di una di voi, perché veramente ricevo delle cose, mi scrivete fantastiche, però questa veramente mi ha fatto commuovere, mi ha fatto anche riflettere tanto, quindi vorrei tanto condividerla con voi. Ho chiesto ovviamente il permesso alla ragazza di dirla, ma è veramente, cioè, è proprio tipo una lettera d'amore bellissima. Lei è molto brava a scrivere, comunque mi ha commosso. E Carla Gallita, non so se mai leggerai queste mie parole, ci spero con tutto il mio cuore. Ti seguo silenziosamente da anni, guardo i tuoi video, sorrido con te, gioisco dei tuoi successi e mi rattristo quando nei tuoi occhi leggo un'aura di malinconia. Non ti nascondo che in parecchi momenti della mia vita, quando tutto sembrava non andare per il verso giusto, al di là degli affetti e delle amiche, ho riconosciuto in te un sostegno e ho trovato nelle tue parole, nel tuo meraviglioso sorriso, la forza di stringere i denti e di non abbattermi davanti ai numerosi ostacoli che la vita, ahimè, ti pone durante il cammino. Ci tenevo che tu sapessi quanto, senza neanche saperlo, con un semplice video, una foto, un post, innumerevoli volte hai contribuito a ridarmi sul viso un sorriso che credevo di aver perso. Come dicevo, ti seguo da anni attraverso lo schermo del mio PC. Questa parte è bellissima. Mi sono svegliata con te la mattina con gli occhi gonfi di sonno e con i capelli arruffati. Mi sono seduta a tavola a fare colazione con te, pranzare e cenare. Sono andata in palestra con te. Abbiamo fatto la spesa insieme, shopping, ricette varie. Abbiamo vissuto squarci di vita quotidiana insieme. Tutto questo senza che tu probabilmente ne abbia mai avuto coscienza. Ma credimi, ti ho sentita vicina in tutto questo. Memore e cosciente del prezioso aiuto che tu sei stata per me, ci tengo assolutamente a ringraziarti immensamente, perché so quanto tutto questo ti costi impegno, sacrificio e notti insonni. So che questo non è per te proprio un bel periodo, anzi tutt'altro. Allora volevo scriverti queste poche righe che spero apprezzerai.
pur sapendo che me magari non vedrai nient'altro che una sconosciuta anonima, ma voglio tentare, voglio avere fiducia perché i nobili e bei gesti meritano sempre fiducia. Sorridi sempre, cara Callita, perché il tuo sorriso è qualcosa di stupendo, sprigiona una luce e un'energia che tu neanche sai di possedere. Cadi se devi, piangi, disperati pure, perché senza il buio la luce non esiste, ma trova sempre la forza di scovarla, quella luce che ti illumina gli occhi, trova sempre la forza di svegliarti la mattina e di essere felice di vedere il sole. Sorridi per i tuoi cari, per la tua meravigliosa famiglia, per i tuoi genitori, che sono una fonte inesauribile di amore e di bontà, per tua sorella che è una parte di te, ma soprattutto sorridi per te, tesoro mio, perché la vita è uno specchio e rimanda ciò che riflette. Renditi conto di quanto tu sia un'eroina, perché gli eroi sono coloro che hanno fatto ciò che hanno ritenuto giusto fare, affrontandone sempre le conseguenze. Sei una donna che è una forza della natura e di questo devi averne consapevolezza. Nessuno può essere sempre felice, perché questa è la realtà e non si può arrestare il flusso della vita, ma per vedere l'arcobaleno si deve sopportare un po' di pioggia. E non avere paura di lasciare andare via delle cose, delle persone, perché le cose e le persone davvero importanti nella vita non ti lasceranno mai. E infine ricordati che di solito la chiave che apre la porta è sempre l'ultima del mazzo. Spero ti abbia fatto piacere leggermi, spero che nel mio piccolo sia riuscito a farti sentire il mio bene, a farti sorridere almeno un po'. Ti abbraccio forte, nel mezzo bacio. Eliana, proprio piangere, l'ho letta già tipo 10 volte. La prima volta che l'ho letta proprio stavo con le lacrime, è fantastica, cioè da questa lettera, a parte che delle cose proprio che penso anche io tantissimo, le persone che davvero importanti non ti lasceranno mai, per vedere l'arcobaleno si deve sopportare un po' di pioggia, ci credo tantissimo che la vita riflette quello che vede, quindi comunque bisogna sorridere alla vita, però è proprio scritta, cioè questa lettera l'avrebbe potuta scrivere tipo mia mamma o mia sorella, una persona che mi conosce veramente tantissimo, ed è questo quello che siete per me, voi, ed è una cosa fantastica, cioè sentire che tu mi dici che ti sei svegliata con me, hai mangiato con me, sei andata in palestra con me, sei stata con me, è una cosa stupenda per me, è una cosa fantastica, veramente che io veramente ho un piccolo tesoro rispetto alle altre persone, ho un piccolo tesoro che siete voi, è veramente una cosa fantastica per me, perché vi sento, come voi sentite, mi sentite vicini, anche io vi sento vicini. Quindi ti ringrazio Eliana, veramente tanto, tanto, tanto. Mi conosci meglio di chiunque altro, ma voi mi conoscete, perché io sono veramente così come voi mi vedete. E comunque vi ringrazio tantissimo, ringrazio Eliana, ti mando un bacio grande. Grazie per tutte le cose bellissime che mi scrivete. Sto cucinando la pasta coi carciofi. Ta-da! Mi piace tantissimo, mi devo fare un piattone di pasta. Adoro la pasta coi carciofi. E qua ho messo la pentola che mi butto la pasta. E invece qua sto preparando... Questa patata sta avendo una trasformazione, ragazze. Comunque sto facendo anche la vellutata di ceci. Ceci bio, così mi anticipo un po' e mi metto una volta i fornelli, faccio tutto. La vellutata di ceci con i crostini, li ho sciacquati perché questi ceci si devono sempre sciacquare dal loro liquido che sta nel barattolo. Io sono fissata, perché vedete se fischi come queste robe, a me fa schifo, perché questa comunque è un liquido che bisogna sciacquarli. Anzi, se avete un po' di tempo li mettete una bacinella un po'... Con l'acqua ancora meglio, però io come al solito vado di fretta. Quindi una sciacquatina così già va bene. Perché c'ho qua un panino, un avanzo di panino integrale di ieri, guardate. È praticamente duro, però io così non lo butto. Lo faccio tutto dei crostini nel forno e così mi mangio questa vellutata che è buonissima. Peccato buttare le cose, io non butto niente. Spaghetti integrali con carciofi. Poi faccio anche le uova, per le proteine. Ta-da! Spaghetti con i carciofi buonissimi, guardate quanti sono. Ho un po' esagerato con la pasta, con tipo 150 grammi, non so, forse di più. Con le uova e gli albumi. Adesso tanto tanto parmigiano. Buon appetito, yummy! Finito! Sto tipo scoppiando. Comunque anche questa settimana farò 3 vlog consecutivi come la settimana scorsa, perché dato che vi sono piaciuti tanto tanto ho avuto tanti pollici in su, tanti like, quindi vi ringrazio, sono tanto contenta. E quindi anche questa settimana vedrete anche domani il vlog.
e domani e dopodomani. Sono felicissima che vi piacciono. Lasciatemi anche adesso tanti pollici in su. Merenda con Mag Cake, il tortino che vi ho fatto proprio sul mio secondo canale. È buonissimo, troppo buono. È proprio una torta dentro, guardate, è meraviglioso. Cioè, ci vogliono 3 minuti e poi qua fa caffè schiumato. Sono già vestita per la palestra, non so voi, ma io ho tipo le divise, piglio proprio le fissazioni. Infatti in questo periodo mi sono fissata con questa divisa, cioè metto sempre sto leggings con la pelle, le scarpette sono sempre le stesse. La maglia quella là non era il completo con i leggings, io li metto sempre mai abbinati, sono un po' pazza. Insomma, comunque ho messo sto toppino perché fa caldissimo in palestra ultimamente, sotto c'ho però quello là sportivo, questo qua. Ho la pancia gonfia perché ho appena finito di fare le, ovviamente. Ho messo questo leggings grigio che è un po' insolito per me perché io di solito le metto sempre i neri. Quindi sono già pronta e vestita per la palestra, per andare a fare i muscoletti che crescono sempre di più. Viva! Una delle mie canzoni preferite in assoluto. Buonanotte! E non dimenticate il pollice in su. Buonanotte!